Buongiorno ragazzi, questo è un tutorial per il vostro accesso alla vostra app di Classroom e alle vostre classi virtuali. In alto a destra vedete due pallini. Il pallino più a destra è quello del vostro account, quindi quello di, come vedete, l'atelierci.fagagna.edu.it. Potreste anche trovare altri account sotto se cliccate, se avete anche il vostro account personale. E nel caso invece che siete loggati col vostro account, andate sui nove pallini dove troverete tutte le app di Google. Cliccate su Classroom. E potreste trovarvi in due situazioni diverse: o il docente vi ha già invitato tramite posta elettronica, o dovete aggiungervi a iscrivervi al corso tramite il tasto in alto a destra con il più e indicare qui il codice del corso che è fatto di lettere minuscole e numeri. Nel caso in cui clicchiate un codice corretto, vi comparirà iscriviti e siete iscritti. Aggiornando la pagina vedrete qui la nostra nuova classe. In questo caso lo studente è già iscritto alla classe un cucito seconda D. Troverete tre sezioni: la sezione stream, lavori del corso e persone. Nella sezione stream ci sono tutti gli annunci che il docente fa e che pubblica, tutte le diverse informazioni o comunicazioni varie. E per esempio, in questo caso c'è il benvenuto del docente, voi potete aggiungere un commento pubblico che può essere pubblicato e sarà visibile per tutti quelli che sono iscritti al corso. Se invece andate in lavori del corso, troverete gli argomenti probabilmente divisi in sezioni e ci concentriamo per esempio su quello di cucito creativo, potete trovare diversi tipi di materiali, per esempio l'icona grigia o compiti. Nel caso dei materiali avrete magari delle risorse da visualizzare, non c'è nessuna scadenza e non c'è nessuna consegna. Nel caso invece dei compiti troverete una sezione dove avete una scadenza in alto a destra. Vi dirà anche quando è stato pubblicato e ci sarà il vostro compito personalizzato col vostro nome e cognome. In questo caso visualizzate il compito. Vi compare in alto una pagina a destra con il vostro lavoro, nome e cognome. Da qui potete decidere di consegnare senza modificare o di aggiungere e creare altri materiali. In questa sezione, tra l'altro, potete fare una serie di commenti privati che vedrà però solo il docente. Se dovete invece compilare, come in questo caso, il documento Word che vi è stato inoltrato con il vostro nome, dovete modificarlo andando su nome e cognome. Comparirà questa prima pagina, ma non è modificabile in alcun modo. Dovete andare in alto a destra sui tre pallini, cliccare i tre pallini e aprire in un'altra finestra. Vedete che si apre una seconda finestra con il vostro documento. Documento che in questo caso è un documento Word, ma ancora non è modificabile, quindi dovete andare su Apri con Google Documenti. E qui sì che potete modificare, tenete conto che il vostro documento è personale, non state modificando il documento della classe. Qui potete fare la proposta che volete, scrivere tutto quello che dovete. Il salvataggio sarà pressoché automatico, tutte le modifiche saranno salvate nel Drive della classe e una volta che avete finito, potete anche chiudere il vostro documento senza necessità di salvare. Chiudete anche questa pagina e tornando indietro con la freccia in alto a sinistra, al vostro lavoro. Il vostro lavoro che trovate qui in alto a destra è quello già modificato. Se siete già soddisfatti delle vostre modifiche e avete finito tutto, potete o aggiungere altri documenti, ma anche consegnare. In questo caso, se siete prossimi alla scadenza, potete consegnare. Verrà inviato un allegato per la proposta di cucito creativo, voi consegnate, aspettate che si carichi e vedete che è stato consegnato perché in alto a destra non è più la parola verde assegnato, ma consegnato. Se in futuro vi pentite prima della scadenza e volete ritirare il documento, potete anche ritirarlo, rimodificarlo e riconsegnarlo. In questo caso sapete che la proposta di cucito creativo vale 100 punti e scade il 23 marzo. Tornando indietro, tornate alla vostra classe, ai vostri lavori di corso e potete vedere anche altri lavori. Per esempio, c'è un altro lavoro in cui non c'è un documento allegato, ma vi chiedono di caricare un compito, una foto del lavoro fatto. Potete visualizzare il compito.
In tutto questo che potete aggiungere o creare verrà visto dal tuo insegnante e anche qui potete fare aggiungi o crea. In questo caso potete aggiungere un documento, una presentazione, un Excel, dei disegni, un file del vostro computer, un link che secondo voi è interessante o potete aggiungere anche dal Google Drive. Se volete aggiungere un file, in questo caso per esempio ho una foto di un cucito di feltro, potete trascinare dal vostro computer dentro alla finestra, compare qui la vostra immagine, potete selezionare carica. L'immagine verrà caricata, a questo punto è dentro ai tuoi lavori e lo puoi consegnare. Tempo perché si alleghi e vedete che è stato consegnato. Il docente vedrà cosa hai consegnato. Tornando alla tua classe di cucito, tornando ai lavori del corso, abbiamo visto quindi che potete avere il documento di materiali con questo simbolo con un rettangolo, potete avere invece i diversi compiti, quando vengono assegnati e consegnati diventano grigi, o potete anche trovarvi in una situazione diversa, potreste avere per esempio un quiz. In questo caso anche questo è personalizzato, viene assegnato scadenza 30 marzo, selezionate il vostro modulo, lo compilate e lo potete anche inviarvi una copia della vostra risposta e vi arriverà via mail e potete inviarlo. Vi può essere anche visualizzato il punteggio a seconda dei parametri che ha inserito il docente, in questo caso avete fatto corretta la prima domanda e avete 10 punti su 10. L'indirizzo della vostra mail però sarà registrato ovviamente nell'archivio del docente. Potete chiudere qui, chiudere questo, come vedete avete anche eseguito l'esercitazione del feltro. Questo è un panorama delle possibili applicazioni di Classroom, ma voglio per ultimo anche farvi vedere il vostro account Gmail. Account Gmail potete sia ricevere gli inviti delle Classroom dei diversi docenti, ma anche le mail dei docenti e potreste anche scrivere voi una mail. Però attenzione, se scrivete una mail a un vostro docente, non potete usare la mail con la parola atelier inserita, ma dovete usare quella con nome.cognome@icfagagna.edu.it, perché non sono abilitate le comunicazioni tra le mail degli account atelier. Quindi l'unico modo di contattare il vostro docente è usando il suo account dell'istituto. A questo punto potete tranquillamente inviare la mail e comunicare come volete con i vostri docenti. Qua potrete anche ricevere anche le risposte dei vostri moduli. Quindi oggi abbiamo visto sia il vostro Gmail, quindi l'account di posta elettronica, sia le vostre classi virtuali. Buon lavoro!